E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. L'altra volta vi ho raccontato della Lord Helldivers. Oggi vedremo cos'è la Lord Helldivers 2 e com'è strutturata. Unisciti agli Helldiver. Divento parte di una forza di pace d'elite. Scopri nuove forme di vita esotiche. E diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia. Diventa un eroe. Diventa una leggenda. Diventa un Helldiver. Helldivers 2 è ambientato un secolo dopo gli eventi del primo gioco, in cui la Super Terra era uscita vittoriosa da uno scontro con i suoi tre avversari, i letali Terminidi, i grotteschi Cyborg e gli imprescrutabili Illuminati. Dopo aver sconfitto i nemici e vinto la guerra galattica, è seguita un'era di pace e prosperità. Gli Helldivers sono stati congedati e la Super Terra ha visto i suoi anni più pacifici e prosperi. La stessa tecnologia del viaggio iperluce, eroicamente sottratta agli Illuminati, che ha spalancato le porte della galassia alla Super Terra, da allora è stata utilizzata per colonizzarla. Quest'era ha preso il nome della grande democratizzazione. Questa tecnologia però necessita di una fornitura costante della preziosa sostanza E710, che fortunatamente può essere trovata nei corpi in decomposizione dei Terminidi. Quindi, ovviamente, la Superterra ha deciso di allevare Terminidi su scala industriale. Quindi, perché c'è bisogno del ritorno degli Helldivers? In uno sconvolgente colpo di scena, i Terminidi si sono liberati dalle loro fattorie e hanno iniziato a diffondersi in tutta la galassia. Le forze armate stanno lottando per metterli in quarantena sui loro stessi pianeti fattoria, ma sono alle strette. Così, all'arrivo di un nuovo misterioso nemico, la Super Terra è costretta a mobilitare nuovamente gli Helldivers. Il nuovo nemico? Gli Automaton, un tipo di soldati completamente meccanizzati mai visto prima, ma il loro emblema è terribilmente familiare. Gli Helldivers quindi hanno il compito di recuperare le colonie e combattere questi vili nemici della libertà su due fronti, mentre la Super Terra tenta di trovare una soluzione la piaga dei Terminidi. E qui arriva la parte più geniale di questo titolo. Mentre gli Helldivers combattono i nemici della Superterra, non cambieranno solo l'aspetto della galassia, ma anche il corso della storia. La Superterra emette settimanalmente urgentissimi ordini principali, invitando tutti a collaborare per raggiungere obiettivi su larga scala, il cui esito darà forma alla storia futura. Ciò significa che la storia non è qualcosa che succede ai giocatori, ma che i giocatori stessi devono attivamente realizzare. Questo è quanto dice lo story leader di Arrowhead. L'unicità di Helldivers 2 è data dal fatto che la sua storia è guidata dalla community dei giocatori. Pianificare tutto ciò è una sfida enorme. Possiamo pensare a cosa accadrà, ma alla fine non possiamo controllare ciò che fanno i giocatori. Il che, come giocatore, è davvero bello, ma come scrittore è spaventoso. Per quanto riguarda la storia futura, posso solo dire che tra qualche mese la galassia avrà un aspetto molto diverso da quello attuale. Riusciremo quindi a unirci per difendere vitali avamposti strategici contro moltitudini di nemici? O a completare le grandi missioni della storia prima che un'altra fazione faccia la sua mossa? Lo scopriremo solo col tempo, ma anche con il sangue, il sudore e i corpi straziati degli Helldivers. E anche per oggi è tutto, ragazzi. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e abbonatevi se potete e volete. E alla prossima tazza di Libertà!